Buongiorno, con questa breve presentazione vogliamo raccontarvi le principali linee di ricerca del Laboratorio di Sistemi Non Lineari ed Elettronica del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento. Come si può immaginare dal nome del laboratorio e anche graficamente dal logo, ci sono due principali ambiti in cui si muove. Da una parte i sistemi non lineari e dall'altra parte l'elettronica. Adesso vi parlo della parte di elettronica. Qui nel laboratorio NSE ci occupiamo sia di elettronica digitale che di elettronica analogica. Per quanto riguarda l'elettronica digitale, questo è il punto di collegamento tra l'apparato di misura e l'analisi dati. Infatti possiamo usarla per controllare un apparato sperimentale e per estrarne dei dati. Un oggetto che usiamo tantissimo qui nel nostro laboratorio e che è molto versatile sono le logiche programmabili, come questa qui. Queste ci consentono di essere programmate tramite un software e quello che andiamo ad implementare sono dei veri circuiti digitali che possono essere davvero molto complessi e soprattutto molto performanti e ci consentono di fare analisi in tempo reale. Ad esempio, stiamo usando una di queste logiche programmabili, una FPGA, per un progetto in collaborazione con il gruppo di ricerca della professoressa Chiara Latessa. Lo scopo dell'apparato è di misurare le traiettorie di particelle, in questo caso di protoni, per misure di microdosimetria, in particolare per applicazioni mediche. Nel laboratorio NSE ci occupiamo anche di elettronica analogica. Ad esempio, il circuito che ho qui sul tavolo simula la dinamica di un laser con feedback. Come si può vedere dalla traccia dell'oscilloscopio, nonostante il circuito sia molto semplice, la dinamica che riesce a simulare è molto complessa. In particolare, qui abbiamo una dinamica caotica. Il caos è uno dei regimi più interessanti che un sistema dinamico non lineare può mostrare. Per questo, all'interno del laboratorio NSE sviluppiamo algoritmi e tecniche analitiche per identificare il caos e per caratterizzarne le sue proprietà. L'identificazione del caos all'interno di dati sperimentali è importante non soltanto in fisica, ma anche in numerosi campi applicativi quali le neuroscienze, la climatologia e l'economia. Un'altra problematica interessante che coinvolge i sistemi non lineari è quella di identificare reti che si instaurano all'interno di essi e quindi quali sono i meccanismi di comunicazione all'interno di un sistema non lineare complesso. L'esempio più lampante è quello del cervello umano. In questo caso, nel laboratorio NSE abbiamo sviluppato un algoritmo per l'identificazione di reti a partire da registrazione di magnetoencefalografia. E abbiamo già utilizzato questo metodo per mostrare, ad esempio, come la connettività dipenda dalla distanza. È interessante notare che questi metodi si possono applicare anche a sistemi completamente diversi, come ad esempio il clima. Tra gli altri filoni di ricerca di interesse per il laboratorio c'è un problema di teoria dell'informazione, e cioè la quantificazione dell'entropia di un processo e quindi della sua complessità, a partire da una serie temporale generata dal processo stesso. Un'altra problematica importante che è stata affrontata dal laboratorio è quella della generazione di cosiddetti surrogati, di dati surrogati, a partire da delle serie temporali di spike, cioè di eventi discreti, come potrebbero per esempio essere gli spike di un neurone, oppure anche dei fenomeni atmosferici quasi istantanei come un tornado. Un altro ambito in cui il laboratorio ha dato il suo contributo è quello della classificazione e della diagnosi basata su microRNA. In questo caso il problema è un problema statistico e si tratta di sviluppare dei classificatori robusti e affidabili che possano trarre delle conclusioni a partire da delle misure sperimentali di microRNA. Queste indagini sono svolte in collaborazione con il CBU dell'Università di Trento. Per saperne di più, potete sempre visitare il nostro sito nse.physics.unitn.it, dove sono raccolte informazioni molto dettagliate sulla nostra attività di ricerca. E poi ci divertiamo anche.